Buongiorno, buongiorno e buon martedì 21 novembre. Una bella sorpresa per voi e anche per... Ma non vi dico nulla. Prima vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. Forza, passiamo la barriera e arriviamo presto a 150.000. Attivate sempre la campanella, è importante attivare la campanella, così arrivano le notifiche subito veloci. E attenzione, voglio i vostri like, vorrei, chiedo i vostri like ai miei video, magari più di 1.000, più di 2.000. Bello, bello questo vostro gradimento. Dicevo la sorpresa di ieri sera. Una sorpresa doppia dopo quello che aveva detto qualche giorno fa. Ma non voglio togliervi il gusto di scoprirla poco a poco. Sentite questa dichiarazione di Ibra. And to win, I will destroy you. I will do everything to win, and I need to win because when I win, is my proof that I am alive. My philosophy is why be normal when you can be the best. I don't want to be normal. I want to make the difference. Voi mi direte, no, l'avevamo già sentita. Lui che vuole essere il migliore, la differenza, non vuole la differenza, la fa il fatto di puntare sempre a essere il più grande, no? Più o meno. Però la curiosità di questo video che conoscete già, l'avete già sentito, ve lo avevo mandato io, un video simile, è che c'è la scritta in francese. Perché c'è la scritta in francese? C'è la scritta in francese perché a postare sul suo profilo, sulle storie del suo profilo, è Mike Maignan. Mike Maignan, questo endorsement, io ho titolato Maignan chiama Ibra. Proprio Maignan che alla vigilia del match Milan-Paris Saint-Germain si era espresso. Io ho detto un po' tiepidamente nei confronti di Ibra. Ecco. Nuovo Ibra, no, io sono Mike, Ibra lui ha il suo carattere, o il mio. Io faccio quello che so fare, non voglio giocare un ruolo che non è mio. Sono un leader naturale, cerco sempre a dare il meglio di me per aiutare la squadra e per andare avanti. Vi manca Ibra? Abbiamo perso Ibra, abbiamo perso un leader, è vero, ma oggi abbiamo una squadra anche forte con altri leader e dobbiamo andare avanti. Ibra, ho tanto rispetto per lui, ma Ibra non c'è più, quindi il passato è dietro. Grazie. Sì, il Milan è ora altri leader. Ibra lo ringraziamo, l'abbiamo ringraziato, però adesso si va avanti. E questa dichiarazione l'avevamo giudicata un po' tiepida nei confronti del grande Ibra, ma ieri sera ecco la bella sorpresa, questo riconoscimento, questa sottolineatura alle parole importanti di Zlatan Ibrahimovic. E allora forse qualcosa cambia, quasi un appello, una parola grossa, quasi un saluto, quasi un benvenuto, stacci vicino, sembra quasi lo forzo un po' tradurre questa iniziativa di Mike Maignan. E in questo momento che do per scontato. Azzardo, do per scontato che Zlatan Ibrahimovic arrivi. Ho forzato e omesso che dovrebbe arrivare addirittura domani. Ma perché avevo detto domani? E non mi tiro indietro. Perché 10 giorni fa mi avevano detto, guarda, che probabilmente nella settimana dal 19 al 26 dovrebbe arrivare Zlatan. E allora io ho fatto questa deduzione, come vi ho già detto diverse volte. Non sarà domani? Mi direte, il tuo countdown? Va bene, prendo, io rischio,
attento. E poi l'importante è che arrivi anche con qualche giorno di ritardo rispetto al mio countdown. Però in questo momento non vedo perché non si affrettino le cose. Ormai l'abbiamo visto a Las Vegas, dove certo era ospite della Ferrari, certo, ma dove correva anche l'Alpine. E l'Alpine, quella che una volta era Alpine Renault, e mi sembra che abbia investito qualcosa sull'Alpine. Cardinale, un caso? Non lo so. Un caso che fosse Hollywood e ha postato a Los Angeles con dietro la scritta Hollywood? Non lo so. E però dico, se deve venire, e sicuramente gli avvocati avranno parlato, avranno trovato la quadratura di ogni punto, non saranno facili, però dal primo colloquio con Gerry Cardinale è passato tantissimo tempo, dal secondo sono passati almeno 2 o 3 settimane, e quindi forza, se deve arrivare, mi sembrava proprio domani il giorno giusto, non troppo vicino alla partita con la Fiorentina, non troppo vicino alla partita con il Dortmund, a meno che, visto che dovrebbe esserci Gerry Cardinale il giorno dopo, cioè il 29 novembre, ci possa essere qualche sia il 29. Esatto, il 29 novembre, guardavo il calendario, ci possa essere finalmente l'annuncio. Però il fatto, dato che si dice dove andrà, ma non starà vicino al Milan, non sarà un, diciamo, non entrerà nell'organigramma del Milan, entrerà nella più vasta sfera di Redbird, ma il fatto cardinale guarda, cardinale è lontano ma guarda, cardinale è lontano ma è vicino, e quando vede un endorsement e gli viene riferito dai suoi amici magari italoamericani o italiani che hanno rapporti con lui: oh, guarda che Maignan ha postato queste frasi bellissimi contenute in un video. Chiaramente Gerry Cardinale non fa finta di nulla. Sì, d'accordo, la mia sfera, il mio raggio d'azione, però se i giocatori chiamano, Ibra e la proprietà devono certamente rispondere. Ecco perché la mattina, dopo questo endorsement di Maignan, mi sembra ancora bella foriera. Ieri ero pieno di ghiaccini, mi hanno versato della doccia gelata sul mio entusiasmo, non tanto sull'arrivo di Ibra, che sono sicurissimo e sarà una festa, ma sulla sua collocazione, che io vorrei molto vicina alle operazioni generali del Milan. Mi dicono: no, no, stai calmo. Io sto calmo, ma soffro. E invece così, Maignan è un leader della squadra. E magari è anche un po' il pensiero di una squadra che magari ha la necessità, sente il bisogno, non tanto di avere lì l'allenatore che è lì tutti i giorni e cura un certo aspetto della vita del Milan, ma qualcun altro che curi altri aspetti sempre vicini al campo. Così io intendo il video di Ibra postato da Maignan. Io lo intendo così. Se no, perché Ibra, perché Maignan poteva parlare lui dicendo che dobbiamo fare la differenza, dobbiamo puntare al massimo, dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi. No, ha messo le parole di Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché non mi pento e dico, ribadisco, Maignan chiama Ibra. Signori, oggi è un giorno importante, oltre che per questo motivo, anche perché riprendono gli allenamenti e oggi qualcosa in più dovremmo sapere. Non tanto per Leao, che non so neanche se oggi sia uscito dalla palestra e non credo, oppure del lettino dei bravi fisioterapisti del Milan che sono là a massaggiare il flessore dietro, dove ha avuto il bicipite dietro, dove ha avuto una lesione lieve
ma in un punto delicato, vi ribadisco, ma più che altro per gli altri, perché vorrei finalmente avere un solo giocatore sul lettino, Leao, perché anche lo stesso Bennacer, che difficilmente sarà ovviamente a disposizione perché è rientrato presto, però magari si trova benissimo, vedremo, ma vorrei vedere solamente un giocatore sul lettino e vorrei che mi dicessero Pulisic, gruppo, Loftus-Cheek, gruppo, Kjær, non sottovalutate l'importanza di Kjær, che sta un po' facendo fatica, ma proprio perché non gioca con frequenza, è un giocatore non giovane che quindi ha bisogno di giocare con frequenza, ma ci serve là dietro, ci serve là dietro per dirigere la squadra, è uno dei catalizzatori, uno dei giocatori più esperti che sanno quando accelerare e quando diminuire la velocità e l'intensità. Quindi voglio Pulisic, Loftus e Kjær tornati in gruppo e per me sarebbe fondamentale, con ovviamente Bennacer un po' più indietro degli altri. Forse oggi mancano dei giocatori ancora impegnati con le nazionali, uno su tutti Musa, ma a me interessa capire se il Milan possa avere a centrocampo, oltre Musa che deve rientrare, anche Reinders, anche Pobega, anche Adli, anche Krunic, anche Loftus-Cheek. E perché la partita con la Fiorentina è una partita complicata, perché hanno tante belle individualità e un bel gioco. La Fiorentina è una squadra ostica da affrontare perché gioca bene, è una delle grandi del campionato, magari non ancora grandissima, ma che ambisce a diventare grandissima. Quindi serve un bel Milan tonico che vuole tornare alla vittoria a San Siro, che in campionato manca addirittura dal 30 settembre, se non erro, quel Milan-Lazio dominato con i gol di Okafor, che dovrebbe tornare titolare, e Pulisic, che dovrebbe tornare titolare, anche se gli assist erano sempre o quasi sempre, di Leao. Quindi questa è un po' la situazione. Parto da questa gioia nel vedere che i compagni aspettano Ibra, ma lo aspettano lì, e poi vedremo nel corso della giornata. Alle 13 vi mando una bella intervista con Luca Serafini, che conoscete, che amate, che è un vecchio cuore da anni, e dai vecchi cuori si accettano critiche, rimbrotti, lodi e passione, ovviamente. Questa sera invece vi mando invece il video sulle notizie, per quello che riguarda le notizie di campo a Milanello. Tutto questo da Parigi, perché questa mattina parto per Parigi, perché domani mattina parto per Angers, un'ora e mezza di TGV dalla stazione di Montparnasse, perché domani corre Présage Nocturne. E sale sempre la categoria, da Maiden, cioè il cavallo che non ha mai vinto, a classe 2, domani il Grand Prix d'Angers, classe 1. Si palpita, perché bisogna vedere se il cavallo è un cavallo in grado di fare un ulteriore salto di qualità. Scusate la parentesi personale, ma voglio che siate vicini a me per vivere questa emozione, per capire se il mio cavallo potrà fare un altro salto di qualità. Présage Nocturne, lo conoscete bene, quel bel grigione 3000 metri sulla pista pesante, da vecchio cuore, da cavallo dal grande cuore. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube e al canale YouTube di Carlo Pellegatti.